Eccoci al Best of Berlin 2014, siamo nel cuore di Roma, siamo alla nuova Fiera di Roma e siamo in compagnia di chi difende i colori italiani. Siamo con Alessandro Tognola. Ciao Alessandro. Ciao a tutti, grazie dell'intervista. Allora Alessandro, spieghiamo un po' agli amici a casa che cosa fa un tecnico Berlin nella sua giornata tipo. Allora, oltre che a sostituire i cristalli dell'auto, ci occupiamo anche di fare un controllo generale della vettura e soprattutto cerchiamo di fare un ottimo lavoro per soddisfare i nostri clienti Basta, soddisfare i nostri clienti. Senti Alessandro, da quant'è che lavori in Berlin? Sono 14 anni. Quindi comunque è tantissimo. E qual è nella tua giornata, diciamo, l'operazione che ti piace di più fare? Ma l'operazione, allora, diciamo che il cambio del parabrezza è quello che ci capita più frequentemente, almeno nel mio centro di assistenza. Senti, mi dicevi anche che comunque siete al desk con il cliente? Sì, oltre che a sostituire il parabrezza o i vari vetri, dobbiamo anche relazionarci con il cliente e spiegare alcuni controlli che facciamo e adoperarci per riuscire a vedere le esigenze che vuole o qualche richiesta particolare che vuole. E invece, qual è l'operazione che richiede un pochino più di praticità? Ma di sicuro sono i vetri laterali. I vetri laterali sono quelli un po' più complicati che bisogna stare attenti, ci sono più controlli da fare, E come mai sicuro è questa quella. cosa? Ma perché adesso quasi la maggior parte delle macchine nuove hanno alcuni dispositivi nella portiera, bisogna stare attenti con i vari airbag, e diventano sempre tutte più tecnologiche le macchine, quindi bisogna stare attenti a tutti i particolari. Senti, tu sei il vincitore del contest nazionale. Che cosa si prova ad essere qui insomma, in questa atmosfera e a confrontarsi con, insomma, tutti gli altri avversari del mondo? Ma di sicuro sono molto contento perché è una bella soddisfazione già essere qua a Roma e poi un po' di responsabilità la sento, nel senso rappresentare tutta la Carglass Italia qua in casa, diciamo, è una bella emozione. Allora, il contest, diciamo, è iniziato ieri. Oggi è il secondo giorno, secondo ed ultimo giorno. Questa mattina ti abbiamo visto all'opera nella sostituzione dei vetri laterali. Come sta andando questo contest per te? Per me, secondo me, sta andando molto bene. Ho fatto almeno delle buone prove. Io da fuori non mi vedo, però da quello Diciamo, che mi hanno i detto tuoi il mio tecnici ti tecnico, il mio dicono. allenatore, così, ha detto che ho fatto delle buone prove. Oggi attendiamo l'ultima. Senti, l'ultima prova com'è andata? Ti ho visto, insomma, che stavi smanettando per cambiare un vetro laterale. Spieghiamo che cosa hai fatto in particolare. In particolare, allora, mi sono assicurato che all'interno della portiera la cosa importante è non ci devono essere più vetri, perché quando si rompe il laterale la maggior parte vanno dentro nel pannello della portiera. Quindi bisogna assicurarsi che la macchina sia perfettamente pulita per evitare magari per evitare che il cliente si possa lamentare. La pulizia è una cosa importante nel vetro laterale. Senti, tra poco inizierà l'ultima gara, quella della sostituzione del parabrezza. Che cosa ti aspetti? Ma io sono pronto e speriamo di fare quest'ultima prova come ho fatto le altre precedenti. Mi Senti, sento pronto. se dovessi vincere il contest con il montepremi, che cosa faresti? Sarebbe un sogno vincere, e speriamo che si realizzi. Di sicuro avevo già risposto alla domanda, magari un bel viaggio per rilassarmi dallo stress di questi mesi. E allora Alessandro, in bocca al lupo da Professione Motori e insomma continueremo poi a seguirti negli altri contest. Grazie mille.